Ciao a tutti, benvenuti sul canale Bonsai Leads. Oggi video dedicato alla cura e alla manutenzione della nostra attrezzatura. Quindi vedremo quali sono le operazioni necessarie per mantenere alta la longevità dei nostri attrezzi. Come al solito, quindi, di cose da dire ce ne sono tantissime. Noi, come sempre, i preliminari li abbiamo eseguiti, quindi vai con la sigla e ci vediamo dopo. Ciao a tutti e benvenuti sul canale Bonsai Leads. Oggi con questo video vi mostrerò la manutenzione del nostro strumentario. L'idea per questo video nasce dal suggerimento di un iscritto al canale al quale vanno i miei ringraziamenti per avermi suggerito questa idea. La manutenzione è una cosa importantissima per conservare al meglio il nostro strumento e consiste in una serie di azioni mediante le quali noi andiamo a pulire, disinfettare e affilare i nostri strumenti. Chiaramente quando parliamo di affilatura parliamo di strumenti da taglio, quindi forbici, cesoie e quant'altro. E questa manutenzione è importante non solo per avere uno strumentario sempre pronto all'uso, ma perché ad esempio utilizzare uno strumento pulito ci permette di non solo lavorare in maniera più consona, ma anche di aumentarne la longevità dello strumento stesso. Ed inoltre, quando andiamo a disinfettare questo strumento, noi siamo sicuri di non trasmettere eventuali patologie da una pianta malata ad una pianta sana. E la fase invece di affilatura per quanto riguarda gli strumenti da taglio è una fase importantissima, perché non solo ci permette di lavorare più facilmente e più agevolmente sulle nostre piante, ma avere un attrezzo che esegue un taglio netto e pulito permette alla pianta di cicatrizzare al meglio le ferite che gli abbiamo imposto con le nostre potature, sia che siano di rami oppure di radici. Ragion per cui avere cura del nostro strumentario diventa un'azione, diciamo, fondamentale, non solo perché ci abbiamo investito del denaro, ma anche appunto per avere uno strumento pronto all'uso, che sia sempre affilato e disinfettato. Ora, normalmente la fase di manutenzione completa di tutto il mio strumentario io la eseguo due volte all'anno. La prima al termine della prima parte della stagione vegetativa, cioè al termine delle lavorazioni primaverili, rinvasi e varie potature, e la seconda invece al termine delle lavorazioni autunnali, in modo tale, ripeto, da avere sempre uno strumentario pulito, disinfettato e affilato. Chiaramente, come dicevo, la fase di affilatura riguarda solo ed esclusivamente gli attrezzi da taglio, però tutto il resto delle azioni che compiamo per fare la manutenzione dovrebbe essere eseguita almeno una volta all'anno su tutto lo strumentario, in modo tale da conservarlo al meglio e quindi poterlo utilizzare in maniera consona e in maniera adeguata. Ora, una piccola premessa prima di spiegarvi in che cosa consiste il video riguarda il fatto dell'affilatura. Potremmo anche rivolgerci a dei professionisti, i classici arrotini per intenderci, che naturalmente non solo hanno la competenza professionale, ma hanno anche gli strumenti adatti per eseguire questa lavorazione. Chiaramente bisogna investirci qualche lira in questa cosa. Per cui il consiglio che mi sento di darvi per coloro che invece vogliono provare a eseguire soprattutto la fase di affilatura sul nostro strumento è quello di esercitarvi con una forbice che non abbia tanto valore, nel senso che
Quando noi andiamo ad eseguire questa azione, se non la eseguiamo nella maniera più corretta, rischiamo di rovinare il filo della lama, della forbice o della cesoia che stiamo usando. Per cui andremo seriamente a rischiare di rovinare uno strumento che magari abbiamo anche pagato tanti soldi. E quindi il consiglio pratico che io mi sento di darvi è quello di provare a esercitarvi su una forbice che non abbia molto valore. Anche la classica forbice da cucina che tutti noi abbiamo in casa, e quindi provare e riprovare questa azione su questo tipo di forbice in modo tale da acquisire manualità e poi passare invece a uno strumento che utilizziamo sulle nostre piante per essere sicuri di non rovinarlo. Vi farò vedere due metodi nel video. Il primo è un metodo che utilizzo con lo scopo principale di disinfettare lo strumento che sto usando quando soprattutto lavoro magari diverse piante in un'unica sessione, quindi non ho il tempo materiale per fermarmi ed eseguire invece tutta quella serie di azioni che invece vi mostrerò nella seconda parte del video, cioè la manutenzione completa che riguarderà appunto una pulizia profonda dell'utensile. Vi farò vedere come disinfettare questo attrezzo e poi per ultimo come invece affilarlo nella maniera corretta. Quindi, come sempre, io l'introduzione ve l'ho fatta, adesso andiamo a vedere un po' come eseguire questi due metodi che ci permettono di poter usare nella maniera migliore i nostri strumenti. Il primo metodo che vi mostro, come vi ho detto, è quello molto rapido, molto veloce, ed è un metodo che serve soprattutto quando noi andiamo a lavorare diverse piante e dobbiamo passare con lo stesso strumento, in questo caso la forbice, da una pianta all'altra, e quindi magari non avendo il tempo di fermarci e eseguire la manutenzione completa dello strumento, abbiamo bisogno di un metodo rapido per disinfettare in questo caso la nostra forbice. L'operazione è molto semplice: si va a prendere un panno e si va a pulire cercando di chiaramente togliere eventualmente lo sporco, e poi il metodo rapido consiste nell'utilizzare un accendino e andare a passare la fiamma su tutta la lama, prima da una parte e poi chiaramente dall'altra. In questo momento noi abbiamo una lama completamente sterile, disinfettata. So che può sembrare un metodo così molto poco ortodosso, ma vi posso assicurare che è un metodo molto rapido, molto veloce e che ci consente, dopo aver passato chiaramente l'accendino il fuoco sulla lama della nostra forbice, ci permette di passare da una pianta all'altra con la certezza che stiamo utilizzando uno strumento sterile, uno strumento disinfettato. Ripeto, so che può sembrare un metodo poco ortodosso, però è un metodo che io utilizzo, ripeto, quando lavoro diverse piante in un'unica sessione, chiaramente non ho il tempo materiale di eseguire tutte le operazioni che normalmente eseguo quando invece faccio la manutenzione completa. Andiamo adesso invece ad eseguire una manutenzione completa di un utensile classico del bonsai, una forbice per potatura, uno degli strumenti che chiaramente non deve mai mancare, diciamo, nello strumentario per poter lavorare al meglio le nostre piante. La prima azione da compiere è quella di andare a pulire a fondo la nostra forbice e naturalmente con un panno andiamo a pulire per bene non solo le lame ma anche un po' tutto.
il nostro attrezzo. Come potete notare, ci sono ancora delle tracce di sporco. Ma possiamo utilizzare ad esempio una gomma come questa, che serve per eliminare lo sporco. Questa è una gomma abrasiva specifica per attrezzi bonsai. Potete utilizzare ad esempio le pagliette per l'acciaio che si usano normalmente in cucina. La seconda operazione consiste nel disinfettare il nostro attrezzo. Per farlo so che esistono in commercio diversi prodotti. Ad esempio ci sono dei prodotti chimici che si utilizzano appunto per sterilizzare le nostre attrezzature. Potete anche utilizzare il metodo che vi ho mostrato prima, quindi con una fiamma dell'accendino, oppure ad esempio utilizzare anche l'alcol. Per farlo io utilizzo questi dischetti in cotone, che sono i classici dischetti che normalmente le signore usano per togliersi il trucco. E quindi, utilizzando dell'alcol, noi andiamo a disinfettare la lama. Il nostro strumento. Possiamo anche fare una passata su tutto l'utensile. La cosa importante chiaramente è andare a disinfettare le lame. Il terzo passaggio è quello della filatura, che è il passaggio, come dicevo nell'introduzione, più importante, proprio perché noi andiamo a rifare il filo della nostra forbice. Ora, la cosa importante da sapere, come potete vedere, la forbice nelle due lame ha due parti, la parte inferiore che è piatta, mentre la parte superiore è inclinata, è la parte inclinata che va a fare il taglio quando noi chiudiamo la forbice, è questa parte qui che effettua il taglio. Per effettuare la affilatura io normalmente utilizzo una pietra da mola. Ora la cosa importante è innanzitutto avere una superficie dove poter lavorare in piano e quindi avere un buon punto di appoggio. La lama dovrà appoggiarsi con la stessa inclinazione che ha da questa parte, cioè in questa maniera dovrà andare a appoggiarsi inclinandosi, e quindi è un'operazione molto importante. Il movimento dovrà essere fatto così. Per eseguire al meglio questa operazione il consiglio è quello di utilizzare un po' di olio da spargere sulla pietra, in modo tale da diminuire un po' l'attrito durante l'operazione. Ma dobbiamo occuparci in maniera molto attenta della parte superiore della nostra lama, che è la parte del taglio. Quindi andando a fare una certa pressione e utilizzando l'angolazione giusta, andiamo a fare 4-5 passaggi. Come potete vedere abbiamo effettuato la filatura della lama. Ora chiaramente, a seconda della pietra che avete a disposizione, non tutta la lama
non tutta la superficie del taglio della nostra forbice riesce a stare sulla pietra, ragion per cui dovete fare dei passaggi nella parte verso il manico e poi dei passaggi verso la punta. Chiaramente poi si fa il passaggio su una sulla prima lama e poi si fa chiaramente il passaggio anche sull'altra lama. Fatto questo, chiaramente andiamo a ripulire dall'olio che abbiamo utilizzato per diminuire l'attrito, e noi abbiamo in questo momento una forbice completamente affilata. Ora ci può essere, e io lo eseguo naturalmente, un passaggio successivo, cioè quello di andare ancora a fare un passaggio di disinfezione sul nostro strumento. Sempre col batuffolo impregnato di alcol o della sostanza che volete utilizzare, andiamo a ripulire per bene la nostra lama, e in questo momento noi abbiamo uno strumento sterilizzato, affilato e pulito. Ora l'ultimo passaggio che dobbiamo eseguire, e che vi consiglio sempre di eseguire una volta terminata questa operazione, è quella di spalmare un po' di olio sul nostro attrezzo, non solo sulle lame ma su tutto. Il nostro attrezzo, e poi sempre con un altro dischetto di cotone andare a, diciamo, spalmare l'olio su tutto il nostro utensile, in particolare non solo sulle lame, ma anche in questa zona, in modo tale da oliare il meccanismo di chiusura delle nostre forbici. E noi adesso abbiamo uno strumento pulito, disinfettato, affilato e anche oliato. Prima di riporre l'utensile nel portaattrezzi, io normalmente lo metto in un sacchetto come questo, in modo tale che l'olio che protegge il mio utensile non vada a sporcarmi il portaattrezzi. Una volta riposto il mio utensile nel suo sacchetto, e così termina la manutenzione di tutto lo strumentario, in modo tale da avere i nostri attrezzi pronti all'uso per una nuova lavorazione sulle piante. Bene, siamo giunti al termine del video. Abbiamo visto quindi come eseguire una buona manutenzione in particolare su una forbice da potatura. La manutenzione del nostro strumentario è un'operazione a cui ci dobbiamo dedicare in maniera molto accurata, proprio perché non solo perché ci investiamo dei soldi nei nostri attrezzi, ma anche e soprattutto perché utilizzare strumenti a cui abbiamo fatto una buona manutenzione ci permette di migliorare quello che è il nostro lavoro. Utilizzare un attrezzo pulito non solo ne aumenta la longevità dello strumento stesso, ma ci facilita il compito. Disinfettare il nostro utensile ci permette
di non trasmettere eventuali patologie da una pianta malata ad una pianta sana, cosa che è molto importante. E soprattutto utilizzare uno strumento affilato non solo ci facilita e ci migliora il compito di eseguire le nostre potature, ma soprattutto permette alla pianta, se noi eseguiamo un taglio netto e pulito, permette alla pianta, dicevo, di cicatrizzare al meglio e magari in maniera più veloce le ferite che noi abbiamo inflitto alla pianta stessa con la nostra lavorazione. Quindi è un'operazione necessaria che va fatta non solo su una forbice o su una cesoia, ma comunque su tutto il nostro strumentario, proprio per avere tutti i nostri utensili pronti all'uso. Come dicevo nell'introduzione, io normalmente eseguo questa operazione due volte all'anno, al termine delle due fasi più impegnative per noi bonsaisti, quindi al termine della prima parte della stagione vegetativa, dopo i rinvasi e le potature, e al termine dei lavori autunnali, in modo tale da avere sempre i miei attrezzi pronti all'uso. Come vi dicevo, la fase più importante e più delicata chiaramente da eseguire è quella della filatura, ragion per cui rinnovo il consiglio: utilizzate una forbice la più scarsa che avete nel vostro strumentario per affinare la tecnica di affilatura, proprio perché non dovete rischiare di andare a rovinare il filo della forbice, cosa che se no potrebbe diventare dannosa per lo strumento stesso. Ora, non vi ho mostrato come si esegue la affilatura su una telaglia per due motivi. Il primo, innanzitutto, è che non ho tantissimo tempo, sto in questi giorni facendo altri video che sto registrando e poi sto cercando di montare, ragion per cui il tempo è molto contingentato, è molto ristretto e quindi non ho tantissimo tempo a mia disposizione, anche perché ho delle piante anche da lavorare. La seconda ragione, ancora più importante, è perché soprattutto quando parliamo di tenaglie la affilatura diventa ancora più complicata rispetto alla forbice, proprio perché la tenaglia ha un angolo di taglio, chiamiamolo così, molto differente rispetto alla forbice. Se la forbice comunque ha una parte piana e una parte inclinata, la tenaglia diventa un po' più complicato. E inoltre è molto più difficile farlo con una pietra da mola come quella che vi ho mostrato, e quindi ci vuole un altro strumento. Il consiglio che vi posso dare è che soprattutto all'inizio, se non siete molto afferrati in questa tecnica, sarebbe quello di rivolgersi ai professionisti, quindi come vi dicevo ad esempio agli arrotini, proprio perché loro hanno sia la capacità e la competenza professionale per fare un lavoro del genere, sia gli strumenti più adatti per poter affilare questo tipo di utensile. Ripeto, se riesco a ritagliarmi un po' di tempo, proverò a fare anche un video su quel tipo di affilatura sulla tenaglia. Quindi spero e penso di aver detto tutto. Ringrazio ancora l'iscritto al canale che mi ha suggerito di fare questo video. Piccola precisazione: non lo cito non per mancanza di rispetto, ma anzi proprio per rispetto, perché non saprei se gradirebbe questa cosa, quindi per il momento mi riservo il diritto, tra virgolette, di non citare, ma lui sa chi è, quindi lo ringrazio proprio per lo spunto che mi ha dato per fare questo video. Spero e penso di avervi detto tutto e speriamo che sia stato un video interessante e utile per qualcuno, per poter migliorare un po' anche da questo punto di vista il nostro
percorso che ci porterà a essere, chissà mai, un giorno bonsaisti. Noi comunque ci vediamo tra poco per i saluti finali, quindi non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un buon bonsai dal vostro Bonsai Liz. Bene, siamo giunti al termine di questo video che ha riguardato un po' quali sono le operazioni necessarie per la manutenzione e la cura della nostra attrezzatura. Operazioni importantissime per fare in modo di mantenere alta sia la qualità dei nostri attrezzi che la loro longevità. Comunque, se vi sono rimasti dei dubbi o avete qualche domanda, non esitate a metterle nei commenti qui sotto. Vi invito inoltre a iscrivervi sia al canale Bonsai Liz che alla pagina Facebook Bonsai Liz, in modo da essere sempre aggiornati sulle varie iniziative del canale. Non mi resta altro quindi che augurarvi una buona giornata e un buon bonsai dal vostro Bonsai Liz. Sigla. I remember.